Stamattina ce ne andiamo a vedere San Silvestro, che l'hanno appena riaperta soltanto per un'ora e mezza per far vedere i restauri. E intanto siamo dietro a una casa rotta, perché ce ne sono ancora tante. Perché ci sono gli studenti? Grazie. Ovviamente è un'area cantiere, quindi massima attenzione. Buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. 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 Siamo entrati dentro la chiesa di San Silvestro. Questo è ancora tutto quanto cantiere, hanno quasi finito, dice che per l'estate la ridaranno alla città, difatti stanno rimontando i lastroni che formano il pavimento. È emozionante entrare in un ambiente di questo tipo in cui ci sono ancora gli operai, e comunque la chiesa è bellissima come me la ricordavo. È uno scrigno su cui si sta lavorando con grande passione e con grande anche complessità. Che dire, è una delle tante occasioni partecipata come non mai, e questa è una cosa bella, perché quello che accade all'Aquila va raccontato e va messo soprattutto a disposizione, perché sono esperienze straordinarie. Oggi abbiamo il pubblico più vasto ed eterogeneo che può raccogliere questo messaggio. Buon lavoro. Veramente un'emozione indescrivibile quella di camminare un'altra volta qui dentro. Oltretutto mentre stanno appunto facendo i lavori. Quanti matrimoni ci ho fatto qua dentro? Nel senso, quante volte ti sei sposato? Quanti matrimoni ci ho fatto qua dentro? Centinaia? Sì. Tanti. Questa era una delle chiese più, tra virgolette, utilizzate dagli aquilani per sposarsi e anche per le altre celebrazioni, ma soprattutto per i matrimoni, perché è grande, è in città e è bellissima. Fuori c'è anche il parcheggio. Tutti i ragazzi che avete visto lì dentro sono di una università di ingegneria di Roma. Non succede di rado che vengano a visitare i cantieri all'Aquila per scoprire tecniche nuove di restauro, di ripristino. Insomma, l'Aquila è diventata la buona scuola, quella vera, purtroppo. Questo qua di fianco a me è un palazzo che conosco veramente bene, perché c'era la giunta regionale d'Abruzzo, Franconi Farinosi, che però adesso è completamente demolito. E qui dietro ci dovrebbe essere un'altra chiesa che ha il cantiere aperto, che però non ricordo minimamente, e qui è tutto quanto molto distrutto, come vedete. Queste erano case e non ci sono più. Dall'altro lato invece ci sono tutti quanti le messe in sicurezza di Palazzo Banconi Farinosi, perché questo qui dentro è veramente bellissimo.
qualcosa di stupendo. Difatti c'era la giunta regionale. Qui dietro c'è un'altra chiesa che fa i cantieri aperti. Adesso lo andiamo a vedere. Io personalmente credo di non averla proprio mai vista. Mi sa che non c'è nessuno. Sì, lo so, è di pessimo gusto, però l'Aquila in gran parte è così in centro storico e molti non se ne rendono conto. Per esempio, qui ci vivono. E lì è distrutto. Lì c'è un cane. Ah, c'è pure il cane, vedi? Ciao, Micio. Chiesa di Santa Maria della Misericordia, che onestamente non ricordavo minimamente, ma io qua dietro ci ho pure fatto gli scout. E quella che vedete lì è la mia scuola media, le Carducci. Poi con il terremoto si era creata una lesione, mi era venuto il dubbio, sono andato un po' a vedere dentro. Sì, abbiamo trovato questo spettacolo. Che meraviglia! Quello è conservato benissimo. Adesso le guardiamo tutte. Straordinario come in questa chiesa abbiano ritrovato degli affreschi dietro a delle mura messe dopo il terremoto del 700, che qui all'Aquila fu comunque devastante. Questa chiesa fu ristrutturata e restaurata e coprirono completamente gli affreschi vecchi con delle tele, delle cose nuove, più che una ristrutturazione, un restauro, fecero un ammodernamento nel 700 in pratica. E adesso dovranno decidere come far convivere il vecchio, quindi gli affreschi ritrovati, con quello più nuovo del 700 e come sistemare tutto quanto appunto nella modernità di adesso. Comunque la chiesa, anche se la vedete così, è praticamente, ci hanno detto, è praticamente finita a livello strutturale. L'unica cosa, appunto, bisogna fare delle scelte appunto di stile, di conservazione, per capire come sistemare affreschi ed altre cose appunto che hanno ritrovato e che devono risistemare ancora. Bellissima, una vera scoperta, vero? Alessia fa il video. Una vera scoperta, però adesso ce ne andiamo a vedere dove facevo gli scout io. Mi interesserà tantissimo. L'esperienza finita, gran partecipazione da parte dei cittadini, perché tante persone sono venute a vedere San Silvestro come il resto dei cantieri aperti. Un'esperienza molto bella e se venite all'Aquila, questo è il suono della ricostruzione. Eh già, ogni tanto si sentono ancora anche altre campane. Vabbè, noi vi salutiamo da sotto al campanile di San Silvestro.